Buonasera a tutti, partiamo con la diretta da Monte Carlo dell'incontro del Second Chance. Sono rimasti 16 giocatori tra il nostro Fernando Bracconi e lo svizzero Thibaut Thompson. Allora, qui commentano con me, abbiamo una folta schiera. Abbiamo Edmond Mezzini, ciao Edmond. Ciao Giallazzo, ciao a tutti. Vincenzo Riceputti, ciao Rice. Si è perso Rice, lo recuperiamo, speriamo presto. Stelian Iancu, ciao Stelian. Grazie. E poi abbiamo Andrea De Zandonatti che trascriverà la partita, cercherà di trascrivere la partita su XG in modo da farci avere le analisi in tempo reale. E poi, inviato speciale da Monte Carlo, abbiamo collegato Giorgio Castellano. Ciao Giorgio. Abbiamo perso anche Ciao lui, vabbè. Gianlazzaro, Ah, ciao a eccolo qui. tutti. No, ci sono, Ciao. però tengo spento il microfono perché qui c'è un po' di Ottimo, va bene. confusione e quindi un po' di rumore di fondo. Ti puoi collegare quando vuoi senza problemi, senza chiedere neanche ad Ameri o a Ciotti o quello che Va bene, farò così. Ora chiudo il microfono che sennò disturbo. è. Perfetto. Ciao a tutti. Ecco che Ciao Giorgio, abbiamo ciao Rice. anche Rich che si è ricollegato. Allora, siamo già in diretta. Ok, quindi non hanno ancora iniziato, direi, da Monte Carlo, per cui, vabbè, approfittiamo per raccontare un po' qualche cosa, che dire, i nostri giocatori sono già usciti tutti dal torneo principale, tranne Fernando, che ha perso la prima partita nel main, per cui il lungo percorso nel Second Chance, ha vinto diversi incontri, gli ultimi con due avversari decisamente forti. Il danese Klaus Elken e l'altro danese ancora più forte, Mikael Larsen. Mi sembra che sia G2, non vorrei sbagliare. Stasera gioca con uno svizzero, Thibaut Thompson, che penso che sia forte, ma non ho fatto in tempo a documentarmi a sufficienza. Quindi, boh. Lo vedremo sul campo. Altre cose? Qualcuno vuole aggiungere qualche commento, qualche osservazione? Io ricorderei innanzitutto i bellissimi risultati che ha avuto Giorgio Castellano, che ha avuto il nostro Fabio Gulotta, vice campione del mondo, e Gigi Villa, che fu campione del mondo. Quindi diciamo gli italiani sono andati molto forte, senza dimenticare Fabrizio Rosurdo che ha vinto, mi pare, addirittura due consolation. Ma a parte Credo. Consolation, pochi anni fa è arrivato, mi sembra, terzo nel principale, cioè che mi sembra meglio che vincere il Consolation. Ha fatto uno splendido torneo, Fabrizio. Comunque dei bellissimi risultati. Forse mi sono dimenticato qualcuno. No, penso di. Non so se Melzi ha fatto qualcosa o no. Non Ma me lo ricordo. a Monte Carlo probabilmente no, almeno non mi viene in mente. Abbiamo cercato di avere come commentatore anche Fabio Gullotta, proprio a parte che è un ottimo commentatore, ma anche per il fatto che era arrivato in finale a Monte Carlo una Scusa decina di anni fa Giannazzero, scusa almeno. Sì, Giannazzero, prego. ti metto in viva voce con un amico. Ok. Ciao Giannazzero,
Com'è? Ciao! Ciao Fernando. Alza il volume, non si sente niente. Sì, eccolo. Prometto che stasera la vedo anch'io la partita in streaming, eh. Come sarebbe? Mi avrai tra gli spettatori. Non ti fanno giocare? Non ti fanno giocare? Terminiamo subito la diretta. Non ci possono fare tutte e due, eh. È peccato. Non lo so. Ho trovato uno bravo a commentare, però ha detto che deve giocare. Inizia tra pochi minuti, mi aspettano l'ok della regia. Cioè, però, visto che parte in contemporanea anche la finalissima dell'Undefeated, ci stanno facendo alcune interviste. Questo è il motivo per cui c'è qualche minuto di... Cioè, effettivamente, sì, è in ritardo rispetto al previsto, mi mandi il link di Gian Lazzaro su WhatsApp. Fernando, sì. Pensaci a vincere, siamo tutti con te e lo sai che puoi farcela poi. Se vinco il mondiale, tutti fuori a cena. Altrimenti... No, importante è vincere. Poi la cena, non promettere che non vogliamo la cena. Vinci, poi vediamo il resto. No, ma la cena la vogliamo. Certo. Beh, certo. Il regalo va bene, migliore lasciamo andare sarebbe, che si sta concentrando. Sarebbe la vittoria nel torneo, però ti chiedo di aggiungerti perché quella chiamata no, ok, mi fa notare Paola Aiello che oltre agli ottimi risultati che ha citato Ricce, e ci sono anche degli ottimi risultati nel torneo femminile che non ricordo quante volte, ma sicuramente più di una volta Laura Monaco ha vinto, e poi anche una vittoria 5 volte insomma, vabbè. E poi anche una vittoria nel doppio in cui sì. Fatemi riguardare, in cui avevano vinto Laura e Annalisa sì. Contro, giocando in finale contro Falafel e Akiko, insomma. Ah, ok, qui è partita la diretta, quindi possiamo inquadrare direttamente la diretta, eccoli qua, adesso ingrandisco un attimo, abbiate un attimo di pazienza. Nel frattempo potete commentare voi tranquillamente. Non vediamo niente per il momento. Ah, non vedete perché adesso c'è quest'altra cosa sopra. Ok, adesso dovreste vedere. Sì, sì, si vede. Ok, sgridatemi ogni tanto perché io tra 70.000 cose ogni tanto faccio qualche fesseria. Allora, vedete quindi la tavola. Per fortuna Fernando gioca bottom perché così non scombina il povero Andrea che l'aveva sistemato bottom. Quindi vedete, abbiamo il filmato organizzato da Galaxy, che ringraziamo assolutamente perché ci ha dato l'autorizzazione di riprendere, di utilizzare il loro filmato e fare il commento in italiano. Quindi grazie mille a Mark Olsen e a tutto il team di Galaxy. Quindi vedete la parte centrale, cioè praticamente tutto è il video di Galaxy, ma in basso a destra vedete alcune parti del video di Andrea che sta trascrivendo la partita su XG. E anche il pip count in alto e in basso sono un'aggiunta nostra. Il commento nel video di Galaxy è di Phil Simborg in inglese, però, per cui immagino che preferiate sentirlo in italiano. Se preferite Phil Simborg in inglese non ci offendiamo, andate tranquillamente sul video di Galaxy, nessun problema. Ok, quindi abbiamo bottom Fernando con le pedine bianche e top
Thibaut Thompson con le pedine, diciamo, nere, boh, nere, marron, diciamo nere che è più facile. Direi che dopo questo doppio 6 di Fernando ci deve essere un cubo, nonostante Thompson ha già occupato il Golden, ma più per la corsa, e non c'è qualche tiro che può essere, diciamo, brutto per il momento, quindi a me sembra che beh, è un cubo. Io direi tranquillamente, chi se ne frega del Golden di Thompson. Io sì, cubo, no, nel senso che è un punto importante, ma ha già passato, perché la corsa era esagerata, e quindi 1-0 per Fernando. Ok, buon inizio. Nel frattempo vediamo che i giocatori hanno giocato alla perfezione, senza alcun errore. Una cosa che ho notato, non so se è un problema mio, ma quegli orologi che stavano utilizzando, soprattutto nelle riprese, nelle partite trasmesse in diretta, che a me non piacevano, non li ho più visti. Forse c'è stata qualche lamentela, non lo so, lì magari Giorgio ci racconterà qualcosa di più preciso, essendo sul posto. E vabbè, proviamo a calarci un po' nella partita. Mi piace di nuovo 24-22 più che andare sotto, però. Qui vedo che Andrea si è bloccato, vabbè, pazienza. Quindi il pip count è inattendibile, quello che vedete in alto. Provo a disattivarlo, perché altrimenti vi crea problemi e basta. Ok, vabbè. Quindi lo svizzero si trova per il momento in una posizione migliore, però ha quel prime da 4 che dà fastidio ed è tutto unito. Beh, io vedo tocca allo svizzero, io cuberei senza pensarci tanto. Però la regia dovrebbe dirgli di togliere la testa dalla tavola, perché non ci fa vedere le pedine, non si fa così. Lo fa apposta. Lo sa che stiamo... Ma allora, datemi un parere vostro, ma vi sareste posti grossi problemi a cubare? Ma comunque ha due pedine da portare a casa, sì che ha mangiato, ma ecco, adesso per dire... È più vicino il cubo. Sì. Ma adesso anche... dopo che c'è l'ancora? Bah! Sì. Bah! Adesso il take è più facile. Non lo so, secondo me ha missato, però vabbè. La cosa non ci dispiace, devo dire. Andrea magari può dire qualcosa. E Andrea è un po' incasinato con la trascrizione. Qua tra il dubbio di mangiare o casa 3, io preferisco casa 3, perché lasciare l'ancora mi sembra un po' pericolosa la cosa. Non so cosa ne pensate voi. No, lascia troppi blot. Infatti.
Il cubo adesso non ci stava più. Ma infatti doveva cubare secondo me quando non si aveva cubava, l'ancora. Sì, Fernando. Si cubava prima, va bene, ma adesso ormai ha già cubato. Ecco. Adesso tutto sommato mi piace di più Fernando, però. Certo. Doppio 3. Comincia la posizione a scricchiolare così. Bello. Questo doppio 6 mi piace. Allora, il dubbio è se andare via o fare il punto 7, però il punto 7 mi piace comunque in questo caso. Io faccio il punto 7. E ho 7 o 9, anche 9, cioè qua la differenza, non vediamo i pips. Ahia, peccato, ha colpito, altrimenti avremmo avuto un redouble fortissimo. Per questo era bello il punto 9, che poteva esserci lo stesso, poi il redouble, perché chiudeva il suo 5 dal silver e quindi era una bella posizione lo stesso. E qui adesso è too good? No, too good credo di no, perché comunque è ancorato sul suo punto 4, però ci piace che lo svizzero ha paura da Fernando e passa subito senza pensarci, quindi... No, scusa Edmond, qui stai offendendo però, e io avevo il dubbio che fosse too good, mi sembra abbastanza chiaro che almeno per me fosse un pass chiaro, quindi non è, puoi dirgli che aveva paura di Fernando. Il pass era, secondo me, abbastanza evidente, o no? Ma devo dire quel che pensi te o quel che penso io? No, vabbè, ma io scherzo, dai! Lo so, ma anch'io. Cioè, secondo me era un pass molto netto. Sì, ma può essere, però il fatto quando uno non ci pensa è un'altra cosa, no? Quindi... Intanto, secondo me non ci pensa perché aveva paura che fosse too good, quindi è stato sollevato dal cubo, secondo me, però... Comunque 3-0, come fa notare giustamente Rich. Intanto Andrea vedo che sta provando a riprendere con l'analisi di XG. Quindi forse possiamo rimettere il pip count. Che dovrebbe essere attendibile. Poi doppio 2. Questo 5-1, vabbè, deve giocare dal mid. E lo svizzero qua, visto il prime da 5, è intenzionato a cubare. Bah! Però quelle 4 pedine che sono indietro non è... Non mi sembra un cubo. Ce ne ha parecchi da portare. Infatti, però lui spera di colpire con quella pedina dall'11, però c'è 5-3, 6-2, dopo 4 con quella, ma non è facile, quindi...
Henry segnala che il PR è fermo, ma non so cosa stia combinando Andrea. Dice peccato, sono d'accordo. Ecco che il PR si è mosso, però si è mosso, ma sicuramente abbiamo perso delle, dei pezzi. Dice Henry che gli chiedo comunque di mettere i commenti sulla chat di YouTube così li possiamo far vedere a tutti. Che non si vedono però le analisi sulle mosse. Allora, il problema è che quando si sta facendo la trascrizione, vediamo se abbiamo beccato Marco. No, chiamata persa. Si stava unendo anche Marco Tamigi. Buonasera. Vediamo se... Eccolo là. Ciao Marco, benvenuto. E qui ciao, la festa? Ciao. Aspetta che tolgo l'audio. No, ok, sì. Nel frattempo dicevo a Henry che quando si fa la trascrizione XG mostra sempre il PR anziché l'analisi della mossa, per cui bisognerebbe ogni volta spostare la schermata, però non si riesce a reggere il ritmo. No, allora questa volta non abbiamo, Henry, non abbiamo il ritardo, per cui il ritardo dovrebbe essere solo di 20 secondi al massimo e non di, di 4 minuti come solitamente. Qui adesso, nel frattempo abbiamo perso un po', adesso ha cubato lo svizzero. Lo svizzero, Thibaut, e adesso ci sta molto di più. Eh sì, perché ha due pedine che controllano, e il prime comunque è forte, è un po' pericoloso diciamo questo cubo, ma... Beh, diciamo che è parecchio indietro in corsa. Però questo 6-1 è bello. Direi. Diciamo che è un tiro importante, perché sul 3-0 col cubo a 2, diciamo che è un tiro che è un po' un game changer, come dicono, che passa Fernando da una posizione difficile a una posizione in cui con qualche tiro buono, ad esempio questo... E mangia due pedine. Mangia due e adesso c'è di nuovo il problema del too good, secondo me. Qua io continuerei. Non mi interessa, io gioco. Non sì, ricubo. Certo, a questo punto deve continuare. Beh, diciamo però che la casa di Thibaut è forte. E quindi però, il take ci sta. No, non è questione di take. Il problema è, almeno io al posto di Fernando mi porrei il problema, è too good o devo cubare, indipendentemente dal take. Il fatto della... casa forte dell'avversario e diminuisce le possibilità che sia too good, secondo me. Però andrei se comunque adesso, sul too good. Adesso la posizione di Fernando è migliorata con il golden che ha fatto, ovviamente è messo molto meglio di prima.
adesso Fernando ci sta pensando, ma a questo punto non credo che abbia dadi brutti che rischiano di scoprirsi, sì, a parte che ci ha deciso di provare. Avresti continuato, Marco? Avresti continuato? Sì, avrei continuato, sì, assolutamente. Anche io. E c'è già magari Andrea, se riuscisse a farci vedere l'analisi su quel cubo, sarebbe bello. Però non so, in effetti Andrea non ce l'abbiamo sulla chiamata Skype, quindi... vabbè, però... Sinceramente non avrei colpito sul casa 2, boh. Però. Sì, due down ci sta, secondo me. Due down, sì. Intanto siamo 5-0 per Fernando. Sì, adesso il punteggio comincia a influire pesantemente sulle decisioni di Kubo. E un po' anche sulle mosse, perché... 5-0 è tanto. Sì. 5-1 mi sembra corretta questa mossa. Qui abbiamo 5-3. Qui resta la scelta se ancorarsi o portare la pedina sul 13, sul mid. Ma ancorarsi è... corretta. Non è male. Diciamo comunque che vedo nettamente favorevole la posizione di Fernando. Dopo questo, prima del doppio 5, dopo il doppio 5 qualcuno potrebbe dire dopo. Vabbè, grazie. Cioè. 4-1 e adesso ci si pensa. E io un cubello. Sì, non avrei dubbi su questo cubo. Non credo che sia too good, visto che è ancorato su casa 24. No, too good no, no, secondo me. Assolutamente. No, è un double, credo che sia anche un pass. Sul pass sono un po' meno sicuro, però. Sul per double sono sicuro che mi piace, ma sono d'accordo con Gian Lazzaro sul take. Non mi sembra subito un pass. Ci sono due pedine scoperte sul punto 4, sul punto 5 che fanno una bella debolezza. Sì, ma la debolezza è soprattutto la casa sul punto 2. E poi, vabbè, insomma, sei lì dietro, non vedo... grosse chance di ribaltare questo game. E il punto è se Fernando riesce a portare in salvo le pedine sulla casa 16. Ma quella. Sì, le porta in salvo perché potrebbe anche rischiare un pay now senza rischiare troppo. Quindi... Questo è vero, sì. Sì, beh, lui adesso, Fernando, giustamente, per sicurezza conta. È di Cuba direttamente a 32. È così. Per impressionare l'avversario, sono trucchetti. Sì, bravo. Ma l'avversario ha avuto già tutto il tempo di contare e pensare, e infatti ci ha pensato subito a passare questo cubo.
Quindi last game 0, per cui era un pass. E comunque dalle analisi di Andrea, che abbiamo perso qualche cosa, stanno giocando entrambi molto bene. Fernando a 1 e 5 e Thibaut a 2 e 8. Ma ormai a questi livelli qui, questi tornei, come diceva Rotondo, chi gioca sopra i tre ormai è un pirla. Allora, abbiamo un commento di Henry, che altrimenti si lamenta, dice: era ancora uno 0,70 di Too Good, aveva ragione Tamma, 0,70, ma sul game precedente. Sì, sicuramente sì, non in questo, sì. Anch'io ero per il Too Good, devo dire. E vabbè. Grazie Henry. Allora, questo 2-1 è interessante. Fernando giustamente conta, perché è sempre giusto contare, non bisogna mai stancarsi di contare. Perché dal pip count dipendono quasi sempre le mosse. Ha visto che la differenza non è troppa e quindi ha optato per l'attacco. Intanto 6-0 per Fernando, che è arrivato a uno stupid score, come lo chiama Amici, five away. Però tutto sommato sarà anche stupido, ma non mi dispiace. Stupido è chi lo stupido fa. Oh, beh, ottimo. Ah no, aspetta, il suo. Sì, è ottimo. Ho visto male, lui, pensavo però fosse di Fernando. Beh, ottimo anche per lui, direi. Speriamo che si ancori. Niente. Vabbè, qui questo è un Too Good abbastanza chiaro. Lo score non avrà non penserà molto per cubare, infatti, è quello che fa. Per me era Too Good, scusate. E anche Fernando non ci pensa un attimo. E poteva starci anche il Too Good, in effetti. Dice Henry, il delay dei commenti non è 20 secondi. Vabbè Henry, però io non posso seguire YouTube, WhatsApp e tutto, non è possibile. Ottimo. Ecco che Fernando torna a ruggire. Sì, quindi 6-1 che di nuovo. Ottimo. 6-1 di punteggio e 6-1 di tiro, casa 17 senza esitazioni. Sei 3, qua bisogna star lì. Ma direi 7-4 e 24-18, però deve cercare un po' il contatto. Sì. Sì, in effetti l'ha fatto, mi ha sentito. Ti ha sentito, sì. Sempre se sia quella giusta, no, ha cambiato idea, vabbè. Ah, ho dei dubbi su questa mossa, poteva uscire anche con quella davanti, vabbè. 5-6. 5-6 non è un gran tiro. No. Credo che alla fine lascerà. Ah, però sì, potrebbe fare o 13-2 o 17-6, cioè le scelte non sono tante, purtroppo. Per me 17-6. Sì, infatti sembra quella più logica. Allora, Fernando, sono in vantaggio in corsa. Quindi io sono più veloce a contare perché con la segnalazione di XG. Certo.
Allora, se lui ha fatto il pip count perché la mossa dipende dal pip count, allora è giusto che faccia questa. Beh, sicuramente il pip count ha una sua influenza pesante sulla mossa. Ecco, sulla sì, mossa e sul piano di gioco. 6-4. Sì. Non c'è altro. No, non c'è altro da fare, certo. Aia. Pinzatina. Sì, avanzerei ancora avanti, no, sì. Poi 6-5. Ah, forse 6-5 è meglio, sì. La partita è aperta comunque. Ecco, qui è importante vedere l'uscita, ma senza andare troppo a ridosso di questo mini prime da 3, perché poi si rischia la casa in testa. Mentre casa in testa sul 3 fa meno male. Decisamente. Beh, questo poi comunque portare la pedina dal 6 al 5 è sicuramente utile per la costruzione. Qua hai colpito comunque al posto dello svizzero col 3. Ecco, 6-2 si esce. E adesso uscirei dovrebbe, sì, deve uscire tutto. Adesso non c'è più, non ottimo, c'era più ottimo vantaggio in corsa. Ottimo doppio 5, allunga ulteriormente la corsa. No, Fernando, non è double. Stai tranquillo. Ecco, queste di solito sono situazioni che per cubare occorre almeno un 15%. Non credo che basti a questo score e comunque non ce l'ha. Sì. Six, two. Ok. La corsa è molto equilibrata, doppio 5 era molto equilibrata. Ops, dicevi? No, no, ma io queste accetto volentieri queste, queste illuminazioni. Queste smentite, a sto punto io giro il cubo senza esitazioni. È un altro punto per Fernando. Ma il pip count è quello che vedo io, meno 3? No, 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 se si è di nuovo incasinato, Andrea. Ah, ecco. Anzi, lo togliamo perché così è solo ingannevole. Mm. Beh, allora proviamo un po' a contare. No, vabbè, l'ha già fatto Fernando. Beh, quindi, insomma. Nel frattempo Thibaud avrà contato anche lui, immagino, però forse allora, un po' meno velocemente. La differenza è che Fernando ha 46 punti qua, lui invece 36, 50, 56 e 58 sicuramente. Mm-hmm, ok. Il punteggio comincia a essere bello pesantino, eh? Sì, 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 bello. Adesso facciamo, ci siamo liberati dallo stupid score. Four away invece è uno score molto interessante. Doppio 3 è molto buono per ottimo doppio 4. Scusate, per Thibaud, 3, 4, 3. Ma 4-3 comunque è ottimo per sì, Fernando. Sì, sì, no. Adesso abbiamo un mutual holding game. Vabbè, che è il visto tipo che, di, diciamo, il tipo che di posizioni che va bene per chi è in vantaggio.
Sì, qua probabilmente scenderà dal 13. Io non so, io giocherei questa e 6-2. Il 13. No, 6-2 non ha senso. A me piace questa. Ma a me no. Ma sì, no, questa mossa non mi convince. Perché del middle c'è ancora bisogno. Ecco, sì, questa è la mossa che pensavo io. Tra l'altro, Fernando non ha nessun problema a sferrare doppi 5. Allora, mangia e mangi, viene avanti. Credo sì. Che mangerà sul punto 2. E forse è continua un double sul tiger. 18. No. No, un double tiger è tremendo. Non mi piace tanto, Marco, il double tiger qua. Ma qui cos'altro vuoi fare? E fare andare sul 18? Allora tanto vale che fai il double tiger. Perché? Io colpisco e vado sul 18. Vabbè, io essendo un fan dell'uomo tigre... Vabbè, ma... Ok. Questa non l'avevo considerata, comunque rimango... È quella che dicevamo, andare sul 18. Sì, no? sì. No, il punto 9 è forte e serve, secondo me, cioè era inutile a rovinare. Adesso non vorrà scherzare, ha fatto finta di valutare, di colpire sul bar point, ma... No. Doppio 3 non ci dispiace. Ottimo. Casa... Ottimo. 9 e casa 3. Allora, la casa 3 sicuramente... Come casa 9? Casa 9 c'è già. Casa 10, sì. La fregatura è che quando si commentano le partite online ci sono i numeretti, qui no, però... Beh, allora, la mangiata sul 3 mi sembra... quasi potrebbe coprire casa 2, però boh, io... a me piace il 18. Cioè prendere il 18 in questo caso, ma con due pedine mangiate anche avanzare su casa 7 potrebbe essere utile, così in un'ottica di blitz, perché ormai qui sì. Assume una posizione da blitz, per cui... però in un'ottica che se lasci tantissimi blot in giro, insomma, io andrei più sul prudente, farei queste due case, casa 10, casa 3, e sto benissimo in tutti i casi. A me piace il 18 prendere. Sì, in effetti non è facile questo doppio 3. Stelian, che ne pensi? Ho visto la mossa, 6-2, casa 3. Ah, quindi l'altra fa coprire casa 2. Allora, doppio 1. Mangiare tutte e due. Doppio 4 mi piace. Ottimo doppio 4. Accidenti, oh. Qui sta ecco quasi andando verso un too good senza passare dal via, però questo 6. Mm.
5-2 ci piace. Certo. Non far finta e colpisci. Vabbè, adesso si va per il 2-wood. 3-1, beh, sì. In mancanza di meglio, un ottimo bar. Non credo che farà... Allora, no, il 2 dovrebbe andare, sì, sul 16, ok. Cosa che avviene? Comunque sembrerebbe che fosse un cubo il tiro precedente e non too good. Adesso è too good, però, con questa posizione direi. Questo doppio 1 un po' schifoso, però si mangia quella pedina lì. Deve switchare, sì. C'è altro. Adesso gli serve un 5 adesso, per colpirne un'altra. Adesso aveva cubo. No, forse adesso non è più double. Ah, non è più double. Beh, esce con tutte e due. Anche con l'altra. Sì, sì, giusto. È rientrato, però questo 5 non è un grandissimo tiro, probabilmente deve uscire anche questa, però boh. Sì, e uno ha colpito di ancorarsi. Allora qui, ma no, quella pedina deve rimanere lì. Ah no, aspetta. No, io vado sul 20. Ah no, deve avanzare, sì, deve avanzare perché... 21-20 anche, non è male. Sì, perché così esce anche col 6. Qui si è ancorato. Doppio 6, vabbè, c'era di peggio. Male. Se poi avesse portato la pedina sul 20, sarebbe sì, quella l'ho mossa da lì, perché aveva il 4 bloccato da sia da lì che dal punto 16. Tre, uno, esce e colpisce. Questo punto? Niente, qua si passa continuamente dal no double to good, praticamente. Sì, questo direi che è too good. 1-2. Questa io la metterei dentro, non eviterei di star lì a fare il prime. Certo, se mi tira il doppio 2 mi dispiace, però sì, certo, non sei contento, ma insomma. Ok, prossimo step, liberare casa 7. All'udito buono, Fernando. All'udito buono. Dal 6, no, tiro fuori. No, anche 6-3 ci sta. Beh, piaceva di più tirar fuori.
Certo, 5-5. C'erano tiri peggiori. Lui stasera c'ha il doppio 5. Questo 5-4 un po' meno buono. Passa. Altro 5-4, che invece questa volta è meglio del doppio 5. Questi due punti sono importanti comunque. Eh sì. Comunque lo svizzero sta giocando meglio di Fernando. Sta giocando a 2,27 contro 2,79 di Fernando. È un po' sfortunatello. In effetti. Aia. Aia. Ma lo porto fuori. Oh. Sì, beh, le pedine sono pari, quindi è uguale, però una pedina sì. In più fuori ci sta. È quasi è uguale o questa o uscire senza mangiare. Sì, sì, io porto fuori una. Sì, 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 anche io. Questa mi dà qualche gammon in più, però portar fuori mi dà più possibilità di vincere. Ah sì, è vero, è questo, sì. Infatti vedi che mi dà più possibilità di vincere perché col doppio 2 mi avrebbe colpito. Sì, ecco, a parte quello. No, ma poi è sempre giusto lasciare per lasciare e portare una pedina fuori in più. Chiede una pausa, Mr. Thompson. Beh, 9-1, insomma. Two away, 10 away. Non male. Niente male, sì. Sì, sì. Hanno giocato comunque in maniera superba tutte e due. Sì. Ma di questo Thompson si sa qualcosa? Ma allora, io ho visto che fa sempre buoni risultati, in realtà non so più di tanto, però l'ho visto sempre bene. L'hai visto? Un po' di volte a Monte Carlo, sto ragazzo svizzero. Ah, Monte Carlo? Quanto durerà il... non è dato da sapere, no? No. Fernando chiede, come va? Ho visto Thompson entrare in bagno con la Gazzetta del Ticino, quindi credo che durerà un po'. Vai Fernando, tieni duro. E ci sei, manca poco. Ma Fernando chiede come va? Sì, beh, intende probabilmente come livello di gioco, immagino. Ah, ok. Vabbè, allora. Comunque adesso direi che si è ripreso bene Andrea con le analisi di XG, per cui possiamo ho già riabilitato il pip count, che può essere utile. Allora, nel frattempo possiamo dare la notizia perché nell'ultimo video di ieri avevo lanciato la sfida a chi si avvicinava di più alla quotazione che avevano dato di
Fernando vincitore prima dell'inizio del torneo. Allora, qui abbiamo Walter Busato che scrive: Thompson è forte, ha vinto a Ginevra l'anno scorso. Ok. Dicevo, ho visto che c'era un foglietto che girava con le quotazioni dei giocatori prima dell'inizio del torneo. E quindi ho lanciato la domanda: secondo voi a quanto era quotato Fernando prima dell'inizio del torneo? Bella domanda, non saprei. Dai, vediamo se, perché di voi non ha partecipato nessuno, alla quanto direste? Qualcuno 5. Si sbilancia? Cosa 5. Vuol dire 5? Vuol dire che se punti 1 ti danno 5? Sì. Di meno, diciamo. Beh, a 5 penso proprio che fosse quotato meno bene anche Mocci, eh? Cioè no, sì, come... in effetti mi sembra un po' 5 vuol dire strafavorito. Ma per come l'hai fatto la domanda? Scusate amici, scusa Mary. Prego. Abbiamo qui a bordo campo... cosa bisogna fare nel secondo tempo per portare a casa la partita? Ragazzi, datemi delle dritte. Continua a tirare così, Fernando, continua a tirare così. Io sono esterrefatto, mi viene da ridere perché io non ho mai tirato così in vita mia. Fernando, infatti, quella strada che hai cominciato vai fino in fondo. Fatemi fare altri due punti, ragazzi, dai. Fernando, mi è venuta una battuta cattiva, però ho detto, ma magari porta sfortuna. Ci voleva la diretta, perché tutti ci chiedevamo ma com'è Fernando che vince, e adesso con questi dadi l'hanno capito tutti. No. le prime 4 l'ho vinte tutte al double match point, 11-10, 11-9, è oggi che ho fatto 11-1 e ora sta andando bene anche oggi sono entrato in culo, fino a ieri no. Calmi. Dai, che si vince, dai, ciao ragazzi. Fernando, non devi forza, mai forza. Il doppio 5, ecco, quello è l'unico consiglio. Che... Senti, ma cos'è che ho missato, che ho visto 130 di blunder su cubi? Ho missato i two wood, forse? Sì, hai dato un cubo che era two wood. Vabbè, dai. Quella che era con 5 pedine nella tua casa, ma... Va bene, dobbiamo lasciare Fernando che deve fare un po' di yoga prima di riprendere a giocare. Grazie Fernando. A dopo, a dopo. A dopo. Chi è che fa ginnastica? C'è uno che fa le flessioni. È vero. Chi è Thompson? No, Thompson è in piedi. Infatti, Thompson è in piedi. Ah, vedi che gliele fa fare. Il sembrerebbe suo tipo trainer. Sembra tipo Sanders o no? Assomiglia un po' come Sanders Lilov. È possibile? Lo vedo piccolino, però. Eh beh, ragazzi, qua bisogna avere forza per continuare a shakerare sti bussolotti. Allenamento comunque, fisico è importante. È possibile che sia veramente Sanders Lilov, perché è in diretta. Sanders Lilov sta giocando con Wilcox Snellings la finale dell'Undefeated e quindi probabilmente è proprio vicino. No, non lo so, probabilmente è proprio vicino, stanno giocando in questa sala, quindi secondo me poteva essere lui. Oltretutto quella è sicuramente una partita da guardarsi. Carlo dice e Lilov, vedo anche altro stream, ok, quindi l'ho riconosciuto non dallo stile di gioco ma, però dallo stile ginnico, boh, più che altro dalla corporatura mi dava l'impressione che potesse essere lui. Bene, pronti via. Questo doppio 6 non è proprio il massimo.
non credo che farà questa. Dal 9 dovrebbe andare sul 6. Sì, va bene questo. A me piaceva di più l'altra, a dire la verità, però. No, perché sennò poi rimaneva con due pedine sull'8, che non va bene. Da qui Cuba, va bene, sì, questo è un cubo che per il punteggio ci sta benissimo. Sì, ma è strippato sulle due case arretrate, per cui boh, va meglio. Allora, non è una posizione gammonish, per cui no. Secondo me fa piacere al posto di Fernando ricevere questi cubi. Questa impressione. No, vabbè, adesso a parte, ecco, cioè, posizione non gammonish, mi dà il cubo quando sono two way, ok. Sì, no, infatti. Però vabbè, dai, ci sta. Anche perché il doppio 5 di Fernando è libero, già, quindi può scappare. Uno e tre. Sì. Ah, uno, due. Sì, tutte e due dentro, sì. Sì. Ah. L'ha fatto lui il doppio 5. Vediamo un po'. Non vuole lasciare il mignolino, però alla fine è strano, non mi ha convinto quel 5-4. Sbobine? No, poi mica. No, vabbè. Brass donation, San Gian. Când? Ia să mă înscriși pe mine pentru duminica. Dacă mă faci, dacă mai e la orice oră. Îmi pasă? Ia, vezi. Nu, aia cu amintea da, dacă Stelian, disattiva il microfono. Stiamo ascoltando il commento in lingua originale. Vabbè, qui direi che il game è andato. Non c'è molto da commentare, quindi impariamo un po' il rumeno. Vabbè, questo è un po' tardivo. Ecco, sta dicendo la penna è sul tavolo. Beh, potrebbe essere un mezzo d'acqua. Va bene, che ne più. 9-3. 9-3.
Quindi adesso 2 away, 8 away. Ottimo, 6-3. Golden. Oh, 5 split, giustamente. 4-2, casa 4. Sì. Non voglio sentire niente. Certo. Sto prime da 4 ci dà un po' di fastidio. 5 e 2 avanzè. E adesso niente, succede niente. 5 e 1, ok. Bella ancoretta. No, fa fare casa 3, no, che, no, ancora, beh, no, che è ancora meglio. Sempre. Due, cinque, deve credo che... Ma deve colpire, secondo me. Sì. Uscire sul 6 non ha molto senso, cioè sul 18 non ha molto senso. Lascia l'iniziativa, poi. Cioè, ovviamente è una mossa che viene dalla disperazione, ma non ha tanto da scegliere. Sta ancora pensando, sta vedendo se l'uscita sul 18 duplica qualcosa, ma non duplica nulla. Abbiamo l'1, ottimo, e il 5. E 13, 8. Okay. 2 e 3. Bene, dai. Il 5, comincia. Togliamo il disturbo. Comincia a mettersi bene per Fernando. Il 6 sicuro, sul 5 aveva dei dubbi se colpire. No, beh, no. La pedina. No. Ecco, avevo giusto pensato, un 6-1 non sarebbe male. L'ho vista subito, devo dire. E adesso, giustamente, non c'è motivo di dare il double. No, 17-14, non c'è tanto da pensare. No, qui double non se ne parla neanche. No, no. E qui credo che muoverà tutto dal 14. Sì, 14-5 ci sta. Sono d'accordo. Tanto i due giocatori stanno giocando tutti e due World Champ alla faccia. Sei due, deve andare via dal middle, non credo che ci sia altro. Penso che adesso ha cubo qua. Ma ormai... No, secondo me è too good. Ormai qua si tira. Qui ecco, sì, c'era questo... Se vuoi andare per il game on, lo switch, così può avere molto senso. Non sono particolarmente convinto. A me non piace tanto lo switch. No, è bello perché guadagna tempo a non però far entrare. Ti molla il punto 3. Beh, ma a me piace comunque invece, sì, perché no, hai bisogno di due punti, non raddoppi per il punteggio e vai a cercare un game on anche così. Ma io due punti li faccio anche con le tre pedine su casa 2, eh? Cioè, infatti. Insomma,
anche il fatto è rosso, infatti il doppio 2, perché non è sceso neanche dal 13, cioè, ecco, quello sì, ha cercato di avanzare. Doppio 2 è sbagliato quella mossa lì. Vabbè, poi andremo a vederla. Adesso sì. No, grazie. Ha fatto tutto per questo. Ha fatto tutto per questo qua. 2-5 credo che uscirà. Sì, deve uscire. E noi facciamo un pick and pass. No, niente pick and pass. Insomma, no, non è proprio un pick and pass. Non saprei neanche se piccare, però. E se vuoi andare per il gemon lo devi fare. Sì, questo è vero. È un po' pericoloso come l'ha fatto, vero? Infatti non mi è piaciuto. Eccolo qua! 6-1, pazzesco. Pazzesco. Perché è pazzesco? Beh, insomma. Ci sta, non aveva altri tiri. Non aveva altri tiri, dai. Più 5 fate da quello che mancava. No, perché tutte e tre? No. Mangia l'altra, 2, non c'è. No, c'è. No, non ce l'ha, non ce l'ha. C'è, mannaggio. C'è. 1, 2, 3 e 6-1. Ma certo. 2, 3, 4. Dal 13 al 3 e mangia l'altra. No, no, no. Attenzione. Attenzione. No, perché questa così? Non ho capito. Non l'ha visto. Ma che sta scherzando? No, questa è una grossa svista, se non l'ha vista. Ma sta scherzando, scusa. Però ha tutto il tempo per ragionarci e alla fine... Ah, niente, non... Ma no, ma questa è una stronzata, scusate. No, questa è proprio una svista colossale. Ha tutto il tempo per pensarci, quindi... Così lascia un sacco di tiri di rientro, non è proprio pensabile. È una svista. In questi casi con 6 minuti io rimetto le pedine nella posizione di partenza, giusto per guardarle con un altro occhio. E lui pensa che non può entrare una volta che mangia. Sì. Ha giocato questa? No. Purtroppo. Questa sì. È blunder. Questa è blunder proprio. Questa sta pensando addirittura di cubare. E ci sta, secondo me. Perché sa che perde game. Eccolo. Caspita. Questo è un errore che purtroppo... È un errore da 800, caro. Errore da 800. Cioè, paga molto caro, peccato. Purtroppo queste sviste capitano, mannaggia. Ha perso non so quanti punti, quanto PR ha perso. È passato da 2,7 a 6,20, insomma. Beh, un blunder da 800, cioè una cosa paurosa. E meno male che pazienza. Non ha cubato l'avversario. Forse non era corretto, però... quel punto avrei cubato, sì. Sì, perché se perdeva, perdeva Gammon. Però se vinceva, poteva tentare di vincere Gammon se mangiava, come sta succedendo, quindi... E d'altra parte dal 9-3 al 9-7 riapro completamente la partita.
Un peccato perché la tensione ha giocato un bruttissimo scherzo. Purtroppo sì. Sì, l'emozione in questo caso. Secondo me però non è proprio un problema di impostazione, che in questi casi rimetti il pedino alla casa di partenza per essere sicuro che non ti sia sfuggito qualcosa, boh. Beh, comunque dai, insomma, il punteggio è ancora molto favorevole, sì. Fernando, speriamo che Non accusi il colpo, perché in effetti queste cose un po' non paghi troppo questo errore, buttano giù. Ragazzi, io purtroppo vi devo lasciare, mi dispiace per quella svista, purtroppo la tensione sicuramente è alta, quindi. Ma ci lasci per quella svista? Sì. Sì, domani vado al lavoro. Importa. Vabbè, dai. Grazie, Stelian. Vabbè, figurati, ciao, dai, ci vediamo. Ciao, ciao. Buonanotte. Notte. Qui dovrebbe riuscire a evitare il gammon, speriamo. Speriamo bene, almeno che salvi il gammon. Aia! Ouch! Questo non ci voleva. Ottimo. Questo 2. Ottimo, sempre due tiri. Due tiri. No, ora. Oh, okay. Meno male, dai, non l'ha pagata troppo. Quindi adesso 9-4, 2 away, 7 away. Va bene, dai, si riparte, un punteggio ancora molto favorevole per Fernando, vediamo che apre con questo 5-1, doppio 1, questo vabbè, il 24-22 è la mossa corretta. Sì, ma senza neanche pensarci, cioè. Sì, beh, insomma, queste aperture dovrebbero saperle a memoria. 2-1, ok. La mariposa. Cinque uno, vabbè, ci sta. Allora, questo. Sì, sì. Mi piace. Questo è corretto, sì. C'era anche l'alternativa di bloccare il 6, però qui a fare punti importanti. Da 5. Ottimo. Però c'è da dire, beh, per fortuna non ha coperto. È una posizione prime contro prime, ma è un po' in vantaggio in corsa e non è proprio il massimo, quindi. E Thompson ha più tempi. Però per fortuna non è riuscito a costruire anche lui il prime da 5, che era molto probabile. Quindi ha un timing migliore, ma una struttura decisamente peggiore. Beh, questo 6-4 non è un gran tiro per Thompson.
Probabilmente deve giocarlo che sul 2. Potrebbe anche decidere di lasciare. È pericoloso di uscire adesso. Il 22. L'ancora. La butterfly. La butterfly facendo, ecco, questo punto 2. Non sono d'accordo. Questa è pericolosa, eh? Ecco perché. È infatti rossa come il fuoco. Ci sta. Ci sta casa 3. Casa 3. Sì, dai. No, 2. Vedi? È già rosso, già il 6-4 è rosso. E beh. Vediamo se stavolta Fernando riesce a portarla a casa. Qui ci vuole un 4 o un 6 prima di dover smontare. Ma perché uno solo? Beh, anche dai. Due volte. Doppio 4, doppio 6, così. Sì. Bello. Ottimo. Ecco, lui rimane un altro bel 6-1, colpisco senza esitazioni, voglio il gammon. Giusto. Come diceva quello, volli, sempre volli, fortissimamente volli il gammon. Ottimo 6. Dai, adesso chiude casa. No? Sì, col 4 deve mangiare. No, non credo. Sì. Se vuoi andare per il gammon devi mangiare. A costo di farti rimangiare, ma meglio questa piuttosto che... Cioè, meglio farsi mangiare piuttosto che ti faccia l'ancora lì. Perché a questo punto il gammon è importantissimo. È vero, però è una scelta un po' difficile. E purtroppo si ancora. Sì, adesso i gammon non sono tanti. 4-5 deve uscire. Credo che uscirà tutto. Il problema è che uscendo tutto rischi di subirlo il gammon. Sì, ti esponi un po' di più. Però, insomma, qui è importante... E altrimenti tutte e due dentro, cioè 10-5 e 7-3. No, beh, uscire almeno sul 18 mi sembra doveroso. Sì. L'alternativa è giocare 7-2. Comunque... Con questa si garantisce di non subire gammon, però boh. Ah, questa mi ha un po' sorpreso, questa mossa. Sì, infatti è leggermente sbagliata. E qua è un pass forse. No, non può e essere. Qua deve... Non so se sia double, ma sicuramente non è pass per me. Sì, qua il double ci sta per il punteggio, solo per
infatti è un blunder, infatti è un blunder il double. È un blunder, ok. Eh sì, perché non fai gammon, per cui rischi di perdere la partita così. Ti ho doppio 6, mazza che... Attenzione, doppio 6. 1, 2, 2, 4. Però una deve entrare lì, giusto? L'ha visto. Ma qui un 3 ci sta, eh? Ma certo. Eccolo. Stavo per dire, anche un 2-1. No. Però non sono stato rapido a sufficienza. Accidenti, oh! 1 e 3, batti e ribatti. Attenzione. Bello. Bravissimo. Double kiss. Ok. Ultimo sforzo. Forza. Bravissimo. No, non è bella questa. 1, 2. È proprio... Non proprio bravissimissimo. Si chiama un tiro di merda questo, non vorrei dire, però... Vabbè, vediamo cosa tira lui, pernacchietta. Eccolo qua. Era bello quel doppio 6. Siamo noi che non ce ne siamo resi conto, insomma. È fatta. Ehi, c'è ancora qualche piccolo... Adesso è già molto molto più probabile. Ottimo, 6. Dal 2. Si tira fuori, sì. Bene, un passo dalla vittoria. 4 mi sembra un buon tiro. Ultimo sforzo, ma... Adesso non facciamo scherzi, non tira un 2-1. Sì, dovremmo essere. È andata. Niente. Ottimo, complimenti a Fernando. Complimenti. Peccato per quella svista, però capita. Lo capisco moltissimo, perché queste cose qua... Gli sta dicendo, ma come cazzo hai fatto... Dalla faccia gli stai dicendo, ma come cazzo hai fatto a giocare quella mossa? Ecco, gli sta dicendo già adesso. Secondo me sì. Sì, gli sta dicendo già. E Fernando, ma no, non è possibile. No, non sono stato io. No, non potevo, cioè. Ma si è reso conto e si è messo a ridere. Sì, ma anche quell'altro, se l'ha visto, gli poteva già dire in quel momento. Adesso non va. Vale, no? Infatti, se uno un po' corretto lo dice subito. Sì, a me l'avevano fatto una volta a Gibilterra, un carissimo, simpatico giocatore, che ho fatto un blunder in apertura. Fa, potevi giocare questa, ma va caga. Chiedo scusa. Bene, bene. Quindi Fernando, sì. Che succede adesso? Dove si colloca dopo questo match? Diciamo che era nei last 16, adesso è nei last 8. Diciamo che ne deve vincere. Beh, quello è possibile. Ne deve vincere ancora 4 per arrivare alla finale, mi sembra. Però, molto bene, molto bene. In più, non è andato in rotta di collisione con O'Hagan, che ha perso la sua partita, quindi dovrebbe avere un avversario più abbordabile al prossimo turno. Insomma, O'Hagan è tranquillamente alla sua portata, però comunque è un signor avversario. Ecco lo svizzero che viene intervistato da Phil Simborg. Ma è Phil Simborg o è Gian Lazzaro? No. Com'è sta storia qui? Nel senso che Phil Simborg è un grande, diciamo, diffusore del verbo del backgammon,
faceva lezioni, ha fatto veramente di tutto, è uno che si è sbattuto tantissimo per il backgammon. Beh, sì. Ed è sempre presente, è sempre presente. Un po' tipo Giallazzaro, no? Con una forza diversa però. Esatto. Qui, esatto, non offendiamo perché sarà un grandissimo commentatore, però come gioca, però è simpatico, è molto comunicativo. Comunque c'è da dire che parla inglese molto meglio di me, quindi insomma... Ah, ecco, forse sì, ecco, forse... Forse madrelingua. Ragazzi, un ringraziamento a Gian Lazzaro, Marco Tamigi, Giorgio che è in live e soprattutto grazie a Fernando che facci sognare, come direbbero in romanesco. Ciao ragazzi, e non dimentichiamoci Andrea che si è fatto una faticaccia. E anche a Seaborg in questo caso, ecco, speriamo che la sua camicia darà i frutti, sperate. Adesso probabilmente abbiamo l'intervista a Fernando, immagino, vediamo se riusciamo a far sentire l'audio. Fatemi pensare un po'. Vediamo, allora sì, al pubblico la possiamo far sentire tranquillamente. Vediamo. Si sente? No, ancora. No, no, vabbè, aspetta, attivo io che altrimenti è troppo incasinato. Vediamo alle spalle il vincitore con Giorgio Castellano, che si complimenta. Marco, disattiva verso... che lo faccio sentire io, che questo si sente malissimo così. Vabbè, niente, Fernando si è avviato verso il pub direttamente. Ok, ha terminato, ha già fatto il suo lavoro. Ma Fernando, penso che adesso si avvicini per un commento finale con noi. Cos'è questa musichetta che sento? No, io non la sento. Allora, aspetta, forse ho fatto una... Penso che non la senta neanche il pubblico. Ok, adesso non la sento neanche io. Vediamo se arriva Fernando, che o se ha paura che lo sgridiamo troppo per quella blanderone enorme. Fernando, abbi il coraggio di di riconoscere quello che hai combinato, tanto è andata bene. Prima o poi qualche errore così può capitare, quindi meglio sì, si capita, che sia capitato. Pronto, quando... pronto, qui, eccomi, no, qui. Sto trattenendo un giovane che si sta per buttare dalla scogliera. Abbiamo visto precisione da 0,08 mi sembra. Sì. No, 0,8. Ragazzi, lo dico, i colori a cavolo di tavola, i colori, ero convinto che quello era il 5, era bloccato e niente, non passava la bedina. Tutto qua. Pensato tutti sì, Fernando, hai tutta la mia comprensione. Però vi assicuro che non c'era né tensione né stanchezza. Proprio io e colori ero convinto che quella andava là. Quindi un problema di colore. Finora abbiamo giocato sulle tavole blu e ora abbiamo fatto giocare sulla tavola che è tutta in legno. Se erano due pedine vicino, una passava, cioè non è che le stavano tutte almeno due, una non so, però io sai il cervello come funziona, che ne so, ero convinto che quella non passava, punto. Sì, ma tranquillo, succede, Fernando. No, ma è chiaro che non aveva dubbi, altrimenti avrebbe riportato indietro le pedine e avrebbe detto fatemi controllare un po'. Senza no? Quella cos'è successo? Senza quella come si è giocato? Senza quel cavolo? No, molto eri sotto i tre. Insomma, dai, hanno provato a confonderti con i colori, ma non è servito. Quindi no, dai, alla fine ha avuto un attimo di ripresa, poi il culo è tornato.
Ti avevo detto di liberare i doppi 5 e come vedi. Cioè, non c'è uno tutti torti. Ho visto giusto. Vabbè, quindi siamo nei 9 e la corsa Bravo. Continua e ci vediamo domenica per la finale con Sander. Bene, bene. Hai già scelto anche... Ah, Sander ha vinto la sua partita. No, con... sono ancora in alto, non ho appena iniziato. Cioè, non appena iniziato, ma se è molto combattuta, sono su 8 a 9, una cosa così. Beh, loro sono a 17, per cui... E la partita è 19, stanno giocando 19, due vero. Mostri, probabilmente tra gli unici due giocatori al mondo di livello pari a Moci, Snellings e Lilov. Sono casualmente in questo torneo, cosa che non capita spesso, sono arrivati... avanti giocatori molto forti, tante volte la fortuna la sua parte, ma stavolta, cioè, chiaramente sono stati anche fortunati, però sarà un caso. Finale undefeated, due giocatori che giocano tranquillamente sotto il 3, ma anche ben sotto. Sì, è vero quello che dici, Giorgio, è un caso. Sì, raramente capita che arrivano in fondo solo giocatori forti. Sì, di solito qualche outsider, sì. Per sì. Certi versi anche un po' il bello del gioco, e ognuno ha la sua possibilità in questo caso, sì. Però c'è una finale di undefeated di altissimo livello, e anche i giocatori che come Fernando sono nel fighters bracket sono praticamente tutti fortissimi. Quindi di qui in avanti ci saranno solo partite di altissimo, altissimo livello. Anche il ragazzo dello svizzero ha giocato benissimo, comunque, quello di primo. Sì, è molto, molto bravo anche lui, sì. Bene, speriamo bene. Di commentarne qualcun'altra il più avanti possibile. e direi che è stata una... sicuramente una partita interessante. Forza Fernando e forza Italia, e andiamo avanti. Grazie, bene, bene. Grazie a tutti. Qui dal bordo campo vi saluto e grazie a Giorgio. Grazie Giorgio. Facci sognare. Grazie ragazzi. Grazie. Grazie, ciao. Ciao. E vabbè, poi mi scuso con gli spettatori perché abbiamo saltato il video di commento della quarta giornata, ma lo farò domani mattina. Diciamo che questa diretta l'ho dovuta preparare, non è solo andare in diretta e fare il commento, e quindi ho preferito saltare l'altro video, ma arriverà domani mattina. Grazie, grazie a tutti, mi avete aiutato numerosi a commentare, grazie soprattutto a Andrea che si è sobbarcato una faticaccia non da poco per sbobinare la partita, complimenti ancora a Fernando e ci vediamo presto. Bene, buonanotte a tutti. A tutti, buonanotte, grazie, a tutti. Ciao, grazie per chi ha seguito, buonanotte. Ciao, ciao.